Benvenuti alla lezione dal titolo Green Economy, modelli di impresa per uno sviluppo sostenibile. Che cosa intendiamo per Green Economy? La Green Economy è un modello teorico di sviluppo economico che valuta le attività produttive anche in funzione dell'impatto ambientale che esse determinano. Quando si svolge un'attività di impresa, lo si fa per determinare un profitto a vantaggio di chi ha investito i propri capitali in quella impresa. Tuttavia, se immaginiamo per esempio di acquistare un bene di largo consumo, come può essere un detersivo o una conserva alimentare, possiamo facilmente immaginare che per produrre questi articoli l'impresa avrà svolto delle attività produttive che hanno determinato l'uso di materie prime, che hanno determinato l'uso di energia elettrica, la cui produzione determina il rilascio nell'atmosfera di grandi quantità di anidride carbonica. Possiamo immaginare che talvolta, soprattutto per certe produzioni industriali, siano state rilasciate nell'atmosfera, nell'acqua e anche nei territori circostanti una serie di altre sostanze inquinanti. Quindi il modello della Green Economy vuole sottolineare la necessità di valutare le imprese non soltanto in funzione della capacità di creare un profitto per gli investitori, ma anche in funzione della loro performance ambientale, cioè della capacità di produrre sia beni che servizi, minimizzando gli sprechi di materie prime e riducendo al minimo possibile la produzione di sostanze che possano essere nocive per l'ambiente. Il paradigma della green economy si ricollega al concetto di sviluppo sostenibile. Cos'è lo sviluppo sostenibile? È la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Se per soddisfare i nostri bisogni di oggi, come i bisogni alimentari di cui parlavamo prima, o bisogni di qualunque altro tipo di bene o di servizio che possano servire, utilizziamo una quantità eccessiva di risorse, queste risorse verranno sottratte alle generazioni future, le quali quindi non avranno la possibilità di soddisfare i propri bisogni così come oggi noi stiamo soddisfacendo i nostri. Esiste quindi un problema di equità intergenerazionale, un problema di equità nel tempo. Dobbiamo però considerare che esiste un secondo problema di equità, che non è soltanto nel tempo, ma è anche nello spazio. Se ci concentriamo su quello che sta avvenendo oggi, possiamo vedere, per esempio, che i nostri sistemi produttivi attuali sono in grado di garantire la realizzazione di alimenti che determinano 2.800 calorie al giorno per abitante, a fronte di un fabbisogno calorico pro capite di 2.550 calorie. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi noi siamo già in grado di produrre alimenti necessari, più che necessari per soddisfare tutta la popolazione mondiale. Ma in realtà sappiamo che non è così. Sappiamo, attraverso i dati della FAO, per esempio, che 36 milioni di persone muoiono oggi, annualmente per, denutrizione. Sappiamo inoltre che ci sono 870 milioni di malnutriti nel mondo e la maggior parte di questi vive in paesi in via di sviluppo. Sappiamo inoltre, attraverso i dati della World Bank, che 2,5 miliardi di persone vivono con soli 2 dollari al giorno. E le famiglie più povere del mondo spendono circa il 70% del proprio reddito per potersi sfamare. Ovviamente tutti questi dati sono destinati a peggiorare a seguito dell'incremento demografico della popolazione mondiale. Quindi, come dicevo prima, esiste un problema non solo di equità nel tempo, fra generazioni, ma esiste un problema di equità nello spazio, cioè un problema di distribuzione di benessere e di risorse fra le popolazioni che attualmente abitano sulla Terra. In questo scenario l'agricoltura svolge una funzione determinante perché garantisce la produzione di buona parte degli alimenti che possono essere utilizzati per sfamare la popolazione mondiale. Tuttavia,
Anche l'agricoltura può essere essa stessa fonte di problemi ambientali. Per quale motivo? Perché, per esempio, l'agricoltura determina il consumo del 70-80% di acqua complessivamente utilizzata a livello mondiale. L'agricoltura determina la produzione del 33% delle emissioni di anidride carbonica. E inoltre, per poter continuare a produrre grandi quantitativi di beni agricoli, è necessaria la disponibilità di tante terre coltivabili. Il cambiamento climatico sta riducendo progressivamente l'estensione delle terre coltivabili e quindi di conseguenza per mantenere elevati volumi di produzione si sta rendendo necessario in alcune aree geografiche abbattere delle foreste tropicali o subtropicali per utilizzare quei territori ai fini della coltivazione. Consideriamo qualche altro dato. Per esempio, si stima che per produrre 1 kg di carne di vitello, a seguito delle attività di allevamento e poi di macellazione, si sviluppano complessivamente 26.000 grammi di anidride carbonica che viene rilasciata nell'atmosfera. E inoltre, sempre per produrre 1 kg di carne di vitello, si consumano lungo il ciclo di vita di produzione di questo chilogrammo di carne di vitello circa 15.500 litri di acqua. Quindi esiste un problema di equità intergenerazionale e di equità fra popolazioni, e questo problema si ricollega al problema della tutela ambientale e si ricollega quindi alle modalità con cui le attività economiche vengono svolte. L'insieme di queste considerazioni all'interno delle imprese ha fatto sì che si sviluppasse il cosiddetto paradigma delle 3P. Cosa sono le 3P? Le 3P stanno per People, Profit and Planet. Che cosa vuol dire modello delle 3P? Vuol dire che nelle imprese ormai è chiaro che le attività svolte nell'impresa stessa non possano essere valutate solo e esclusivamente in funzione del profitto generato, ma debbano essere presi in considerazione anche due altri profili. Il profilo planet, che è il profilo ambientale, ma anche il profilo people, cioè il profilo della responsabilità dell'impresa nei confronti della collettività all'interno della quale essa opera, ma anche nei confronti del personale che viene impiegato all'interno dell'impresa stessa. Per quale motivo le imprese stanno cercando di migliorare le proprie performance, non solo economiche, ma anche ambientali e sociali? Ovviamente per motivi etici. Il management delle imprese sempre più è sensibile nei confronti di questi temi dei quali si parla ormai da lungo tempo. Esistono poi problemi di rispetto della normativa, per esempio ci sono alcuni settori in cui è obbligatorio monitorare la quantità di anidride carbonica rilasciata. Ci sono poi problemi reputazionali. Le imprese attualmente hanno necessità di promuovere la propria immagine come immagine di un'impresa capace di tutelare l'ambiente e le persone. Se ciò non si verifica, le imprese hanno difficoltà a collocare i propri prodotti e servizi sul mercato, talvolta hanno anche difficoltà a finanziarsi perché gli investitori finanziari attualmente vogliono sapere non soltanto quanto solida è l'impresa da un punto di vista economico-finanziario, ma anche come performa rispetto alle dimensioni della responsabilità, nei confronti della collettività e dell'ambiente. Se un'azienda opera al fine di garantire buone performance ambientali e sociali, che tipo di benefici riesce a conseguire? Riesce a conseguire benefici economici, per quale motivo? Perché molte pratiche e tecnologie che possono essere utilizzate per migliorare la performance ambientale, consentono contestualmente di risparmiare in termini di consumo di risorse e quindi di risparmiare soldi, per cui al vantaggio ambientale si abbina un vantaggio economico.
Ci sono poi vantaggi di mercato. Un'azienda che riesce a promuovere il proprio brand anche attraverso politiche di protezione dell'ambiente e della collettività è meglio apprezzata soprattutto dalle generazioni più giovani che sono molto sensibili a questi temi. E infine ci sono vantaggi organizzativi. Se un'azienda investe in iniziative di responsabilità sociale e in particolare iniziative di sviluppo e potenziamento della propria forza lavoro, riuscirà a creare un contesto organizzativo più favorevole. In concreto, le aziende come possono operare per migliorare la propria performance ambientale e sociale? Un modello che viene preso come riferimento da questo punto di vista è il ciclo di vita del prodotto. Osservando un prodotto si possono identificare alcune fasi che devono essere svolte per poterlo portare sul mercato. Queste fasi iniziano con la progettazione. Un prodotto deve essere inizialmente progettato, poi va ovviamente prodotto nel senso fisico del termine. Una volta ottenuto il prodotto finito, quest'ultimo va confezionato. E si deve poi dar luogo alla distribuzione fisica, cioè a quelle attività logistiche che portano il prodotto nelle mani del cliente. A questo punto il prodotto verrà utilizzato sino al suo fine vita, cioè il momento in cui bisognerà in qualche modo smaltirlo. E al momento del fine vita, dunque, è necessario valutare delle opzioni di recupero, come possono essere appunto gli smaltimenti oppure i riutilizzi del prodotto attraverso delle rigenerazioni. In ciascuna di queste fasi in cui si articola il ciclo di vita del prodotto, sono disponibili una serie di prassi e di tecnologie che possono aiutare le aziende a migliorare non solo la performance economica, ma soprattutto la performance ambientale e sociale.